Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: la conduttrice Mara Venier potrebbe finire presto in tribunale visto quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata in diretta. Questa nuova stagione televisiva rischia di cominciare nel peggiore dei modi per Mara Venier e la sua domenica in. La conduttrice deve infatti fare i conti con due problemi non da poco. Il primo è legato agli ascolti, con la seconda puntata che ha registrato ben 10 punti percentuali in meno rispetto alla concorrenza, ovvero Amici di Maria De Filippi. Il secondo problema invece rischia di portare il format addirittura in tribunale a causa delle rivelazioni arrivate in diretta sulla separazione tra la conduttrice Ilaria Blasi e Francesco Totti. Mara Venier, interviene l'avvocato di Ilaria Blasi, scatta la contestazione. Durante l'ultima puntata andata in onda di domenica in, la padrona di casa ha scelto di analizzare anche la notizia di gossip più calda del momento. Per parlare del divorzio tra Ilaria Blasi e Francesco Totti ha scelto di chiamare in studio anche Roberto D'Agostino, direttore di Dagospia ed il primo a lanciare lo scoop già la scorsa primavera. Il giornalista ha commentato la notizia ma ha aggiunto anche alcuni particolari: erano in crisi da almeno 5 anni, quando lui ha chiuso con il calcio. Mentre lei saliva, lui scendeva perché usciva fuori dalle celebrità. Lo stesso D'Agostino ha poi rivelato di alcuni messaggi nelle mani di Totti: secondo quanto ho raccolto, Francesco ha delle prove schiaccianti. Ha ottenuto dalla banca le immagini della videosorveglianza che inchiodano Ilaria e suo padre alla cassetta di sicurezza. Ma non è finita qui. Quando parla dell'uomo misterioso racconta di aver visto delle chat erotiche tra la sua ex moglie e il misterioso uomo. Francesco ha degli screen di quella chat. Secondo D'Agostino ci sarebbero quindi delle prove dei tradimenti in grado di mettere in difficoltà Ilaria. Una rivelazione scottante che ha però scatenato la reazione della stessa conduttrice e del suo avvocato. Come riportato da fanpage.it, il legale Alessandro Simeone ha voluto precisare: la notizia è falsa, non esistono, né sono mai esistiti, messaggi erotici scambiati dalla mia assistita con soggetti terzi. Una smentita categorica e che adesso rischia di infiammare una battaglia legale che già da settimane si annuncia essere complicata viste le tante questioni ancora aperte. Chissà se invece ci sarà qualche passo indietro da parte di Mara Venier o degli autori dello storico format della rete televisiva di Viale Mazzini. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.